Buongiorno a tutti, io sono Roberto Cardile, grazie al Tigullio Design District per l'invito. Io sono un designer di Sori, mi occupo di rendering e computer grafica in generale per piccole animazioni e foto fotorealistiche, diciamo. Ma una vera data non esiste, di indole sono sempre stato un grande esteta e da lì la continua ricerca nel migliorare ciò che qualcun altro aveva fatto in precedenza. E da quel momento ho capito che a me piaceva il discorso del design, le forme, mi ha sempre appassionato veramente tanto. Sono sempre stato un grande osservatore, il che mi ha portato anche ad avere una marcia in più nel campo della grafica 3D. Campo che, come avremo modo di vedere, è sempre stato presente nella mia vita fin da quando ero poco più che un bimbo. Allora, il primo progetto significativo fu quando lavoravo come dipendente, intorno al 2006-2007, per un'azienda che si occupava di rappresentare il Ministero della Difesa italiana all'estero. Si trattava della progettazione di una seduta, più il cockpit per un simulatore di volo. Ovviamente mi occupavo della parte estetico-artistica e di come rendere il tutto pratico e funzionale in base alle esigenze anche dei possibili movimenti dei cadetti piloti. È stata una bellissima esperienza, condivisa anche con da altri facenti parte del team, per fortuna, perché se fossi stato da solo sarebbe stato veramente difficile affrontare una cosa di questo tipo. Una bella avventura, ma soprattutto un bellissimo ricordo. Personalmente, nel corso del tempo, mi sono formato partendo dal campo dell'esposizione, no? Delle fiere, del campo fieristico e quindi nella progettazione di stand fieristici personalizzati, nelle loro forme, a seconda delle esigenze del cliente o del mood che l'azienda magari portava avanti da 20-30 anni. Questo mi ha permesso di sviluppare una certa fantasia, un certo estro in questo determinato campo e mi ha aiutato, devo dire la verità, nel discorso dello shop design per la creazione dei negozi, che può sembrare tanto diverso, ma forse per certe cose credo che mi abbia aiutato. Non ne ho la certezza, però direi che in parte mi ha dato una mano. Oltre al discorso dello shop design, trattiamo anche i cataloghi, spesso e volentieri ultimamente nelle fotografie dei cataloghi ci sono, anche se può sembrare impossibile, sono rendering, sono disegni creati artificialmente al computer. Questo perché è sempre un discorso anche un po' economico per l'azienda che affronta questa spesa qua, per il fatto che non ha bisogno di allestire un corner dove mettere i loro prodotti, non devono utilizzare i loro prodotti e poi vanno buttati via.
non devono affittare prodotti che loro non producono, quindi magari, che ne so, complementi d'arredo che non producono, li devono affittare. Tutto questo genere di cose nel discorso del rendering non viene considerato. Il rendering può essere fatto in una stanza di 3 metri per 2, perché comunque io creo un ambiente virtuale infinito. Può essere fatto tutto dentro allo schermo di un semplice computer. Un po' è un po', nel senso che per quanto riguarda gli sbocchi, la Liguria non è meno interessante di altre regioni, ha solamente caratteristiche meno scontate e forse più nascoste che in altre regioni. Certamente alcune di queste sono la nautica, per ovvie ragioni logistiche. Da sempre la nautica è fulcro della nostra ridente regione, e in questo campo il design e la continua ricerca di nuove idee la fa da padrona. Quindi perché non affiancarla alla grafica 3D? Quindi per quanto riguarda la mia specializzazione ci è voluto un po', ma col tempo piano piano siamo riusciti a imporci come tecnici della visualizzazione e dare quella marcia in più anche a questo settore, dove le spese nel campo della ricerca e dello sviluppo sono sempre molto importanti. Potrà sembrare strano, ma il progetto più importante che ho in ricordo è un po' un buco nell'acqua. Perché dunque nel 2014 mi era venuto in testa di inventarmi, tra virgolette, un discorso di camerino virtuale che potesse servire agli stilisti, quelli più in voga, per fare in modo che anche le persone comuni potessero indossare i loro abiti più unici. Questo come poteva accadere? Poteva accadere costruendo un camerino apposta appunto virtuale con 3 specchi che non erano altro che 3 grandissimi monitor di grande pollicciaggio, e la persona che entrava in questo camerino era accerchiata da 12 telecamere in grado di misurarci in tempo reale e prendere le nostre forme. Un computer molto potente dietro le quinte era in grado così di avvolgere nel nostro corpo il modello dello stilista di turno alle nostre movenze. Cioè letteralmente la donna, la persona che entrava in questo sceglieva da un tablet il modello a catalogo, con una tappata si trovava il vestito addosso e poteva muoversi in tempo reale vedendolo. E ogni tessuto, ogni materiale, ogni colore aveva la sua fisica, la sua dinamica, e si muoveva in tempo reale insieme a noi che stavamo indossando. Poi c'era la possibilità di aggiungere accessori, borse, cinture, scarpe, ed era tutto, tutto fattibile. La cosa purtroppo non è arrivata in porto, perché ci sono stati degli intoppi per i grandi costi da sostenere, ed era un momento in cui non si potevano affrontare certi costi. E purtroppo la cosa, per quello che ho detto che è stato un buco nell'acqua, morì lì. C'è stato ok, vi faremo sapere. Purtroppo poi la cosa non è andata in porto, e se non ricordo male ci fu un altro stilista che nel 2018 tirò fuori questa idea qua e la sviluppò in maniera più economica, ma probabilmente dal punto di vista comunicativo più vincente. Per me la grafica 3D è uno strumento al nostro servizio. I professionisti come noi hanno le penne, i pennarelli, le matite. Ok, la grafica 3D non è altro che un nuovo strumento, una nuova matita
che ha infiniti modi per essere applicata. La grafica 3D ci dà la possibilità di creare anche degli ambienti totalmente finti, totalmente virtuali, nella quale sono degli spazi, dei mondi, nella quale noi possiamo creare qualsiasi cosa. Può essere un ambiente naturale, può essere un ambiente architettonico, può essere un oggetto di uso comune, per valutarne forme, capacità, praticità. E questo nel mondo della prototipazione è un grande passo avanti, un grande risparmio anche economico, non solo di tempo, ma appunto anche economico. Facendo un esempio banale, anche l'illuminazione di un ambiente, quale può essere quello di un negozio, dove la luce è fondamentale per la rappresentazione dei prodotti, a seconda del tipo di luce impiegata o del colore delle pareti scelte, avremo un feedback diverso a seconda delle scelte, cosa che qualche anno fa era impensabile da fare a mano. Si poteva ipotizzare un risultato, invece in questo modo la grafica ci dà la possibilità di avere un risultato certo al 95% di quello che può essere l'illuminazione di un ambiente a seconda di quello che si sceglie. No, non ci sono segreti. In questo campo oramai basta aprire YouTube e troviamo tutorial per fare qualsiasi genere di cose. Forse l'unica cosa è la passione e la grande pazienza. La passione perché comunque è quella che ti spinge, ti fa perdere la cognizione del tempo e non te ne rendi conto e magari passi ore per un dettaglio, che però poi alla fine, quando si consegna al lavoro, è il dettaglio che fa la differenza, è quello che ti fa stare davanti, è quello che ti fa vincere, ti rende vincente o ti dà quella soddisfazione da spingerti a oltrepassare il limite che hai appena raggiunto. Bene, sì. Mi piacerebbe poter fare la stessa cosa ma per un altro campo, cioè invece che fare animazione o rendering, vorrei farli per il mondo del cinema. Mi piacerebbe sfondare, entrare in quell'ambiente lì, perché credo di poter dare massimo sfogo alla fantasia. Il design è uno status, uno stile di vita, concedetelo. È essere visionari. Attualmente ed in futuro la continua ingegnerizzazione in tutti i campi ci sprona a reinventare, ad adattare le forme e la silhouette degli oggetti, case e cose che ci circondano. Sicuramente ne vedremo delle belle. Consiglio che potrei dargli sembrerà banale, siate voi stessi, perché ognuno di noi è diverso dall'altro. Quindi siate voi stessi, sarete originali, in ogni caso. Mando un grande saluto a tutti quelli che ci stanno seguendo e un grazie caloroso al Tiguglio Design District, perché è una grande cosa e ci voleva. Saluto a tutti.